riuscire anche a vivere quello che è in questo momento nel catanese, in particolare un periodo assolutamente importante per Catania, la festa di Sant'Agata, di Sant'Agata, per Acireale la festa invece carnevalese, che si protrae praticamente per una ventina di giorni fino al primo giorno di Quaresima, che è visto per i nostri amici cattolici. Squadra in campo, la direzione e di Federico Fantoni di Rodi, gli assistenti sono Rinaldo Milicacci, Inter, Aletto, Alessandria che attacca da destra verso sinistra, partiti in questo momento subito la palla in verticale in direzione di Mora, sulla corsa di sinistra, Mora prova a scattare, scalciato in maniera abbastanza da compagno, e c'è già subito il primo giallo dopo 10 secondi. Attenzione, attenzione, Cammarotto, intervento proditorio sul cross da parte del numero, poi riesce comunque a rimediare Simonetti che rinvia in direzione del pallone guerriero, soffia il pallone guerriero, quello di Nano, la parata di Serpini, la parata di Serpini, che è riuscito in qualche modo. Il rinvio da parte di Barbagli, l'intervento scomposto di Rossi, attenzione, Milazza ancora in avanti, lo fa anche molto bene, gol! Stop, tiro duro con l'esterno destro, palo interno, che termina il set. Neuro gol davvero da parte del centro avanti di casa, straordinario. Attenzione, di Milano con il destro ad uscire, vedrà questo pallone in mezzo, va a saltare Roselli, tutto libero, prova a staccare di testa, sbaglia completamente, però sbaglia con il mento. Sta ragionando, forse è una pentola di pressione pronta a scoppiare negli spogliatoi, interviene in sovrapposizione ancora una volta il numero 10 Soriano, che è stato molto bravo ad entrare nelle maglie di destra, ad uscire un po' distratto la mente in aria, palla in mezzo, il colpo di testa parata da parte del portiere della formazione del Milazzo, prima occasione veramente pericolosa, l'ha procurata Luca Mora, pierde l'incesso di arrivare con una palla in aria, c'è Legano che mette questo pallone verso Fanoni che può rovesciarlo in tre. Viene la difesa del Milazzo, in aria c'è ancora Roselli, Roselli scaraventato per mettere la regola in maniera regolare, poi questa conclusione del pallonetto un pochino da rivedere, Legano in mezzo, palla che viene intercettata proprio sulla linea di porta, bravissimo portiere di poter battere questo caso di punizione, ma non con l'esempio sorpresa, lo fa Cammarotto, lo serve per Gambaretti, va sulla corsa di destra per Filiciotto che mette il pallone in mezzo e c'è il gol di nuovo! Gol, il pareggio finalmente della formazione alessandrina, il primo cross, il bel cross messo in mezzo dalla formazione grigia, conclusione veramente importante quella di Mora che prima colpisce. Ancora 5 fumanità, questo lo fa Roselli che ha un po' di campo, riesce a spaziare, la sua corsa di sinistra dove prova a salire ancora una volta, lanciando le gol da Mora, ricordiamo al 21esimo, tiro di spazio, mette il pallone morbido in verticale per Legano, respinta ancora Mora, Mora in area, entra in area, la sua conclusione, gol! In due minuti, palla la partita raddrizzata, che azione da parte di Mora, quattro giocatori saltati all'altezza dei 16 metri, ma difesa del Milazzo veramente addormentata. Il rinvio da parte di Filiciotto in direzione di Fanoni, sto proprio più bene questo pallone, a questo punto cerchiamo di capire se Fanoni sarà tra i prendiamo purtroppo Alessandria è riuscita a fare qualcosa, buca completamente un giocatore di Milazzo, il pallone, Legano sbaglia il gol della risoluzione definitiva di questo match, tutto solo davanti all'attacco sempre per il Milazzo che prova a parlare con il numero 10 Soriano, Soriano molla questo pallone per fortuna preciso verso un gesto secondo tempo, Cammarotto morbido per Fanucchi per chi stoppa questo pallone, no, è finita adesso, è finita. Sì, ci saranno ovviamente le interviste. Lancio le maglie.